Guarda, in realtà questo EP è nato un po' per caso, nel senso, mi spiego. Io ho cominciato a lavorare a un percorso artistico dopo, cioè una volta finito il Covid, mi sono chiuso in studio a cercare di comunque costruire un percorso artistico in cui trovare una sorta di personalità, no? Che prima facevo fatica ad avere, e seguendo un po' determinate ispirazioni che avevo e cercando di un po' distaccarmi un pochetto dal mondo dell'hip hop che seguo, ovviamente. E quindi sono nati dei singoli che abbiamo cominciato a lavorare piano piano. E pian piano, unendo questi puntini, siamo arrivati a costruire, diciamo, questo EP, no? Che appunto è uscito con singoli che avevamo fatto uscire durante l'anno, più due brani inediti, tra cui proprio la focus track dell'EP che si chiama Sono un uomo. Io ho iniziato a fare rap. Quindi io, diciamo, la prima volta che mi sono approcciato con la musica è stato col rap. Poi però ho capito che sì, mi piaceva, cioè del rap mi piaceva il fatto che potevo dire quello che volevo, quindi sfogarmi. Però avevo sentivo che non era proprio quello che volevo fare. Cioè, nel senso, lo volevo portare. Lo volevo inglobare in quello che era il mio percorso, però sentivo che potevo fare anche di più. Quindi ho cominciato comunque sia a cantare, cioè nel senso a prenderla seriamente, quindi andare anche a lezioni di canto, a incrementare un pochetto quello che avevo costruito fino a quel momento. E poi mi sono dedicato un po' al pop. Però un pop comunque ibrido, nel senso che comunque il rap, come dicevo prima, è un qualcosa che fa parte di me perché è proprio l'inizio della mia carriera, no? E comunque ci sono anche sfumature di cantautorato italiano, ci sono influenze comunque derivanti dal gospel. Che è una cultura comunque sia americana che a me affascina molto, che ho voluto comunque riportare. Quindi ci sono varie sfaccettature che ho tutte assemblato in un unico progetto, che è il progetto un po' con cui mi presento, no? Il panorama musicale con cui dico io faccio questa roba e Daniele è questo. No, sicuramente non è un percorso, cioè io non mi sono scelto un percorso facile, ma di questo lo so, cioè nel senso. Me ne rendo conto perché comunque il mio obiettivo non è quello di inseguire a tutti i costi il successo, il mio obiettivo è quello di costruire un qualcosa che poi nel tempo possa durare, un qualcosa in cui io mi riconosco, in cui la gente riconosce me. E quindi ho cercato di trovare un po' quella, tra virgolette, quella personalità di cui parlavo, no? Artistica, che mi potesse, come si dice, distaccare da tutto il resto, che mi potesse rendere riconoscibile, questo intendo. E quindi abbiamo iniziato con un brano molto intimo che si chiama Il mio posto, che è il primo brano che è uscito e che praticamente rappresenta un inizio per me in cui io dico, faccio la musica è la mia vita, la musica è il mio posto nel mondo. Quindi già da lì faccio capire comunque sia che è un elemento con cui nella mia vita ho superato tante cose, ho superato tanti limiti. E già questo dà un input alle persone per capire di cosa voglio parlare. Quindi comunque sia un viaggio molto introspettivo della mia persona. Alla fine non faccio altro che raccontare attraverso la voce di Jason quello che è la persona Daniele, no? Cercando di arrivare alle persone per quello che scrivo, per come lo canto e per come lo interpreto quando lo canto. E quindi questo. Mi rendo conto che non è facile semplicemente perché ci sono cose oggigiorno che sono più virali, quindi che seguono un po' più la moda,
ci sono cose come il mio percorso, secondo me, che hanno tempo, cioè hanno bisogno di tempo, scusami, per essere capite, assimilate, e poi una volta che però vengono capite, comunque restano, capito? E io mi sto prendendo quel tempo, sto cercando di far uscire i miei singoli. Poi comunque ho avuto la fortuna anche di lavorare con Mengoni durante tutto questo diciamo, lavoro che era inerente al mio EP, quindi una cosa inaspettata che è arrivata così ed è stato bello proprio per questo, perché era inaspettato, che comunque, con cui comunque ho condiviso una bella esperienza. E non facendolo neanche apposta, in realtà il brano che abbiamo scritto del disco suo, che non era una cosa mia, quindi è proprio partito da zero per il disco di Marco Mengoni, è comunque una cosa che si associa molto al mio tipo di percorso. Quindi è stato bello proprio per questo, perché abbiamo fuso le nostre anime in quella canzone ed è stato tutto, diciamo, armonico, capito? Non è stato forzato. Ah, beh, lui è un fenomeno da quel punto di vista, poi porta anche spesso il coro nei suoi concerti. Io ho assistito a un concerto suo ed è stato molto bello. Il gospel è una roba che mi ha sempre affascinato, però è una roba che è difficile da portare in Italia, perché comunque culturalmente è molto legata all'America. Cioè, in Italia non è che viene tanto, non ti dico apprezzato, però non è che viene tanto ascoltato, ecco. Però volevo comunque riportarlo in alcuni miei brani perché mi piaceva molto. Ma guarda, io già come è nata la collaborazione, io ogni volta che lo spiego alle persone o durante le interviste mi viene da ridere, perché è nata veramente come due amici che vanno a prendere un caffè al bar. Cioè, nel senso, io stavo lavorando a un brano suo solo come autore. E lui il brano piaceva molto, tra l'altro lui era molto impegnato quel periodo, quindi io nella chat di WhatsApp praticamente parlavo da solo, però puntualmente gli mandavo i provini che sviluppavo nello studio in cui vado qui a Roma, e portavo avanti il brano piano piano. Quindi mi sono preso del tempo per estrapolare un pochetto di quello che lui scriveva sulle note, perché avevamo una nota condivisa dove lui abitualmente, una volta ogni tot, scriveva i suoi pensieri. E quindi io che facevo? Io estrapolavo quello che lui scriveva e comunque cercavo di metterlo in rima, di farlo diventare una canzone. E già questo tipo di approccio a me è piaciuto molto, perché, cioè, nel senso, un autore ha diversi modi di scrivere un brano quando quel brano deve essere dato a un artista. Magari ci sono delle volte in cui lo faccio da solo, glielo propongo, delle volte invece che lo scrivo con lui in studio, però farlo a distanza in un periodo in cui lui era così tanto occupato, però comunque riusciva mentalmente a darmi quegli input che mi permettevano comunque di seguire una strada. Il brano è nato praticamente che già era di tutti e due, però ancora non lo sapevamo. Infatti un giorno gli avevo mandato finalmente il provino, quando si è liberato, un giorno ha sentito il brano e ha detto: sai che ti dico, ma quasi quasi ti andrebbe di farlo con me? E io là gli ho detto: mi andrebbe, certo che mi andrebbe, cioè, non c'è manco da chiederlo, nel senso, certo, sarebbe un onore per me. E da lì poi ci siamo visti per la prima, no, per la seconda volta, scusami, in studio, e ho registrato la mia strofa. E comunque consigli, adesso non me li ricordo, sono sincero, però c'è stata tanta spontaneità in quello che facevamo. Cioè, sembrava che ci conoscessimo da, boh, almeno un anno, non voglio esagerare, però era molto, molto alla mano con me e io viceversa. Quindi ci siamo trovati, cioè, nel senso, è uscito un brano veramente non pensato, non ragionato a tavolino, capito? È uscito un brano perché avevamo voglia di cantare, e avevamo voglia di scrivere un brano insieme, di cantarlo insieme, ed è stato bellissimo così, insomma. Quindi questa è l'esperienza, una delle esperienze più belle che sicuramente mi porterò sempre dietro.
Allora, guarda, io in realtà avevo visto un film che si chiama Giustizia Privata con Gerald Butler e cioè, non era la prima volta che lo vedevo, era tipo la seconda o la terza addirittura, e mi ero impuntato su una frase che aveva rapito la mia attenzione. Praticamente, ho paura di sbagliarla, comunque vabbè, provo a citarla. Praticamente dice nel film che Giulia, cioè gli dice, ti spiego un aneddoto, Giulio Cesare, no scusa, Marco Aurelio, quando andava nelle piazze di Roma, pagava una persona che aveva un ruolo ben preciso e aveva soltanto il compito, ovviamente pagato da lui, solo per fare questo, aveva soltanto il compito di dirgli, quando le persone magari lo riempivano di lodi, di sussurrargli all'orecchio, sei soltanto un uomo, cioè comunque vada nella tua vita, sei soltanto un uomo, ricordatelo. Quindi mi è venuta un po' la sorta di ispirazione, in cui praticamente io parlo alla mia vita nel brano, no? Comincio a dire, cruda realtà, busso alla tua porta con le nocche insanguinate, con il volto pieno di lividi, eccetera, eccetera. È come se io parlassi alla realtà che ho intorno, alla vita, alla mia vita, come se fosse una cara amica, no? E qui io dico, ok, hai provato a mettermi in dubbio, hai provato a buttarmi giù diverse volte, però io sono qui. Cioè, nel senso, quello che vorrei spiegare nel brano, che non è tanto facile da spiegare a parole, è che possiamo diventare chiunque nella vita, possiamo anche salire su un piedistallo e guardare gli altri dall'alto verso il basso, però alla fine rimaniamo solo persone, cioè nel senso anche quando ho conosciuto Mengoni, delle volte ti fai le pippe mentali, scusa il termine, però nel dire chissà come sarà, chissà, perché siamo abituati a guardare le persone da lontano, no? Poi però quando li conosciamo da vicino ci accorgiamo di quanto sono persone uguali a noi. Quindi io con questo EP voglio dire, non è Jason l'artista, la faccia che sta davanti, che sta spiegando, che sta parlando. Jason è soltanto una voce con cui sta parlando Daniele. Cioè io voglio far arrivare alle persone quello che sono con questo EP. Ecco perché sono un uomo, perché alla fine sono una persona fatta di carne e ossa, come altre persone. Secondo me non è necessario che le persone, cioè nel senso, tipo degli amici miei o persone che mi conoscono sanno benissimo che sto parlando di Daniele. Le persone possono anche pensare che stia parlando di Jason, non è il problema il nome. Il fatto è capire la mia personalità, e questo, ecco perché dico che è un EP in cui io mi presento, perché io sto spiegando varie sfaccettature della mia personalità, e che sia Jason o Daniele è uguale. Io alla fine sono Daniele, Jason è il mio nome d'arte, però comunque sia, sempre io rimango, sempre un uomo sono dietro quella maschera, capito? Questo. Quindi ci siamo presi comunque del tempo per lavorarlo, per curare anche la comunicazione, perché essendo un progetto molto personale, comunque dovevo spiegare quello che dicevo nei brani. E in realtà i brani che sono rimasti fuori saranno tipo due. Siamo stati molto diretti in quello che facevamo, perché avevamo abbastanza le idee chiare. Due, tre, comunque non tanto, non è rimasta fuori tante, non sono rimaste fuori tante cose. Io sto già lavorando a qualcos'altro, ovviamente di cui non parlo perché non so nemmeno io cos'è ancora, però sto comunque scrivendo. Mi sono mo dopo l'EP, mi sono preso un periodo di tempo dove non ho scritto nulla, un po' perché ci ho provato e non ci sono riuscito, un po' perché era un po' esausto perché c'è stato un periodo in cui ogni settimana mi vedevo col produttore mio e scrivo un brano. A un certo punto mi sono reso conto che lo stavo facendo più per il lavoro che per necessità mia. Dal momento che faccio l'autore pure con altri artisti, è già quello per me è un lavoro. Quando scrivo i brani miei voglio sentire ancora quella fame, no, che ho, che se perdo non ha più senso. Quindi ho aspettato un po' e devo dire che ultimamente, cioè 2 giorni fa ho scritto un brano di getto.
Ieri sono andato a registrare in studio e la cosa mi ha dato molto, molto, molto soddisfazione. Mi sento come rinato. Quindi ci sono dei periodi in cui ho adesso la maturità per capirlo. Devo stare zitto, devo stare in silenzio, devo stare fermo, devo immagazzinare tutto quello che mi succede intorno per poi esplodere in quello seguente, capito? E fare uscire tutta la roba di cui ho bisogno. Quindi questo. Però Quindi sono molto attaccato alle mie cose, quindi appena ho un momento per tirar fuori qualcosa lo faccio sempre, vado sempre in studio. Non sto cercando il brano funzionale, io sto cercando un percorso in cui se divento qualcuno un giorno, e quello sarà il mio obiettivo, sarà sempre il mio obiettivo, sarò, cioè, questo percorso che mi sono creato sarà riconducibile solo a me, capito? Cioè non sarò la copia di qualcun altro, io non voglio diventare la copia di qualcun altro. Io voglio essere me. E quindi sto cercando di lavorare proprio su questo. Facendo ovviamente la musica, ovviamente non è un lavoro, cioè nel senso, a tutto questo avviene in maniera molto, molto spontanea. Cioè non è che sto lì con le paranoie in testa, cioè nel senso, io faccio musica e mi diverto facendola. Basta, questo. Sono uscito dallo studio con una sensazione che non avevo da un po' di tempo. Quindi sono contento. Sono contento perché le cose. Abbiamo sempre qualcosa da dire, bisogna aspettare soltanto il momento giusto per dirle. Ovviamente questi brani che sto facendo adesso li ascolteremo poi, non so quando, però l'obiettivo primario adesso, una volta che è uscito questo EP, è di portarlo live. Quel Certo. live per me è una cosa importantissima, io ci conto molto perché sento proprio che posso fidelizzare proprio il mio pubblico attraverso i live. E quindi adesso che è uscito un EP di 6 brani, vorrei, e mi sto già attrezzando per farlo, portarlo live durante l'estate che arriva.